Negli ultimi giorni, la partecipazione di Alan Friedman a Ballando con le Stelle ha suscitato un acceso dibattito, non solo per la competizione televisiva, ma anche per quanto accaduto dietro le quinte dello show di Rai 1. Le rivelazioni, emerse in parte grazie al blogger Davide Maggio e approfondite da TV Blog, hanno svelato dinamiche interne inaspettate e la reazione della produzione. L'incidente dietro le quinte. Secondo le fonti, la controversia ha avuto origine da un acceso scambio di opinioni tra Alan Friedman e una redattrice del programma. Testimoni hanno descritto l'episodio come uno scontro dai toni molto accesi, tale da scuotere profondamente la redattrice, al punto da richiedere l'intervento del team del programma in sua difesa. Questo episodio si è verificato qualche settimana prima della quarta puntata, durante la quale Friedman si trovava in ballottaggio con Sonia Bruganelli, che è stata poi eliminata dal pubblico. Reazioni e scuse di Friedman. Dopo l'incidente, la società Ballandi, responsabile dei contratti dei concorrenti, ha deciso di intervenire ufficialmente. È stata inviata una lettera di richiamo ad Alan Friedman, un passo che ha chiarito la posizione della produzione sull'accaduto. Tuttavia, prima di ricevere questa lettera, Friedman aveva già riconosciuto il suo errore e cercato di rimediare, portando un mazzo di fiori alla redattrice e scusandosi pubblicamente davanti all'intero team. Le sue scuse sono state accolte, e il comportamento di Friedman è stato descritto come impeccabile, da quel momento in poi. Caso risolto e niente squalifica. La questione si è chiusa rapidamente. Le scuse di Friedman e l'accettazione da parte della redattrice hanno portato la produzione a considerare il caso concluso, ormai risolto da oltre 20 giorni. Questo è un aspetto importante, poiché smentisce le voci secondo cui la Rai avrebbe preso in considerazione l'idea di eliminare Friedman dal programma. Secondo quanto riportato da TV Blog, se la Rai avesse voluto allontanare il giornalista, avrebbe potuto farlo senza alcun sotterfugio. Le dinamiche e la gestione degli ospiti sono sotto il controllo della rete, e la scelta di mantenere Friedman nel cast dimostra la volontà di superare l'incidente. Alan Friedman nel programma. L'incidente e le sue conseguenze non hanno solo generato discussioni nei retroscena di Ballando con le Stelle, ma hanno anche animato i social e il pubblico. La popolarità di Alan Friedman sembra essere rimasta intatta dopo l'episodio. Al contrario, la sua permanenza nel programma e la vittoria nello spareggio contro Sonia Bruganelli suggeriscono che il pubblico continui a sostenerlo. Le sue apparizioni a Domenica In hanno ulteriormente consolidato il suo ruolo nel panorama televisivo italiano, creando momenti di complicità e ironia con Mara Venier. Il caso Friedman dimostra come una gestione efficace delle tensioni interne possa permettere a un programma di successo come Ballando con le Stelle di proseguire serenamente. Gli ascolti continuano a essere alti, e la curiosità del pubblico rimane viva, grazie anche a queste dinamiche dietro le quinte che aggiungono un elemento di sorpresa a uno show già molto amato.